Benvenuti, in questo tutorial proveremo ad installare il database PostgreSQL su una macchina Ubuntu 20. Ho creato una macchina su DigitalOcean, quindi ci colleghiamo. Come prima cosa aggiorniamo i nostri pacchetti apt-update. Ok, ora andiamo ad installare Postgre, quindi facciamo sudo apt install postgres e o meglio postgres ql e postgres ql meno contrib. Con Postgres SQL contrib andiamo ad installare alcune utilities e librerie, insomma, che potrebbero esserci utili, che potrebbero esservi utili, insomma, poi quando andremo davvero ad usarlo. E quindi niente, andiamo in installazione. 122 mega. Ok, il nostro database è stato installato e in teoria dovrebbe essere già attivo. Facciamo un service Postgres SQL o sudo service PostgreSQL se non siete un utente diciamo di root, service PostgreSQL status, e come vedete il nostro servizio è attivo. Quindi ora proviamo a connetterci. Per farlo dobbiamo entrare con l'utente di default di Postgre, quindi sudo meno i spazio meno u spazio Postgres. Come vedete, ora siamo dentro come utente Postgres e ora lanciamo il terminale Postgre che è PSQL. Ok, siamo dentro, facciamo backslash L e qua possiamo vedere la lista di database, backslash Q, usciamo. Però ora rientriamo. Ora invece andiamo a creare l'utente. Appunto da qui con l'utente Postgres dove siamo ora andiamo a creare un utente e un database utilizzabili, quindi facciamo create user, o meglio facciamo così, usciamo anche da qui, torniamo su root, ci ricolleghiamo a Postgres e andiamo a creare l'utente, quindi facciamo create user meno meno interactive. Qua come vedete ci dice di entrare un nome di ruolo da aggiungere, quindi possiamo chiamarlo user demo. Vogliamo far sì che questo sia un super user, quindi diciamo di sì. E fatto questo possiamo uscire da qui. Ok, ci ricolleghiamo ancora un attimo a Postgres perché dobbiamo collegare il nostro nuovo utente a un database. Quindi per farlo facciamo create DB. Create DB user demo, lo chiamiamo con lo stesso nome che abbiamo utilizzato per l'utente e lo lanciamo. Fatto questo possiamo uscire e adesso proviamo a collegarci con il nuovo utente per vedere se funziona. Però prima di farlo andiamo ad aggiungere anche al nostro sistema operativo un utente con lo stesso nome che abbiamo creato all'interno di Postgres, quindi facciamo sudo add user demo. Qua gli diamo una password 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, possiamo anche fare a meno di compilare. Ok, e ora, come detto, ci colleghiamo con il nostro nuovo utente. Quindi sudo meno i meno u user demo. Ok, adesso facciamo PSQL. Come vedete, ora siamo dentro L e qua vediamo
i nostri database. Come vedete, abbiamo anche un database user demo da poter utilizzare. Se volete personalizzare la password di questo utente, vi basta fare slash password e qua potete mettere una nuova password. Io rimetto comunque 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 per ora. Perfetto. E qua possiamo uscire. Fatto questo, però, dobbiamo abilitare Postgre a ricevere connessioni dall'esterno, eccetera, in quanto Postgre, insomma, è una struttura abbastanza protetta e quindi attualmente può lavorare solo all'interno, e se vogliamo permettere appunto l'utilizzo connessioni dall'esterno dobbiamo andare a modificare due file. Il primo file è questo. Allora andiamo in etc postgres sql, poi qua 12 o poi troverete 11, 10 a seconda della versione di Postgre che avete installato. E il primo file è postgresql.conf. Scendiamo e qua, come vedete, abbiamo questo comando indentato, lo andiamo a sbloccare e qua dove c'è localhost li andiamo invece a mettere. Allora, qua possiamo mettere i vari IP che vogliamo abilitare, oppure se vogliamo, come dire, mettergli una wildcard, quindi renderlo accessibile a chiunque da qualsiasi location o qualsiasi tipo di connessione. Ci basta mettere un asterisco in mezzo. Ovviamente per questioni di sicurezza sarebbe più utile dichiarare l'IP a cui vogliamo concedere la connessione. Per farlo ci basterebbe mettere l'IP o gli IP separati da una virgola l'un con l'altro. Per adesso, siccome non voglio darvi i miei IP personali, mettiamo la wildcard con l'asterisco in modo che sia tutti possano connettersi. Ops, non mi fa salvare perché dovevo modificarlo come sudo. Allora, facciamo sudo. Ah, scusate, devo tornare come root e poi andarlo a modificare perché prima ero dentro con l'utente user demo e quindi non avevo i permessi per modificarlo. Quindi ritorniamo qua, PostgreSQL, PostgreSQL conf. Il secondo file da modificare è questo qui invece, sempre in etc postgre 12. Main si chiama pghba.conf. Ok, qui dentro dobbiamo andare a dichiarare appunto gli utenti, il database e le connessioni che vogliamo abilitare. Il modo più semplice per configurare questa cosa è tramite host. Poi qua mettiamo il nome del database, quindi user demo. Poi mettiamo l'utente a cui vogliamo abilitare la connessione, che è sempre user demo. E qua gli diciamo che vogliamo tutte le connessioni pubbliche, quindi mettiamo 4 volte 0 slash 0. E qua poi gli mettiamo il peer che è md5. Lo salviamo, facciamo un service PostgreSQL restart o sudo service postgres. Ok, ora in teoria dovremmo poterci connettere dall'esterno. Per farlo potete scaricarvi due programmi, uno è Beaver, db beaver, oppure un altro si chiama pgadmin. Io adesso qua ho installato dbweaver e vediamo se funziona. Aspetta che mi vado a copiare il mio IP. Quindi guardiamo se dbweaver è partito. Ok, vorrebbe l'aggiornamento, ma noi ce ne fottiamo. Ok, qua scelgo Postgre, faccio avanti. Come localhost qua metto il mio numero di IP, la porta è la 5432 di default. Qua metto il mio database che è user demo. Qua metto il mio utente che è user demo e qua metto la mia password che è 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
tenta di stabilire una connessione, incrociamo le dita e come vedete la connessione è andata a buon fine, quindi ho accesso al mio database dall'esterno. Infatti vado qui e come vedete ho la mia cartella user demo e ho, come vedete, accesso a, che ora è vuota ovviamente, ma e quindi niente, per questo tutorial è tutto. Magari in un prossimo tutorial proviamo a installare anche pgadmin. Poi proveremo un po', prima o poi faremo anche dei tutorial su come utilizzare in modo un po' professionale Postgre, devo un po' studiarmelo anch'io. E quindi niente, se questo tutorial vi è stato utile mettete un mi piace e ci vediamo alla prossima.